Buon ben ritrovati a voi tutti. Anche un pezzetto della provincia di Alessandria è in Brasile in questi giorni per vivere insieme a Papa Francesco le emozioni del suo primo viaggio internazionale. Il Santo Padre, che ci ha ormai già abituati a inaspettati e piacevoli fuori programma, ha scelto la terra carioca, dove vivono gli ultimi, per festeggiare la giornata mondiale della gioventù. Alessandra Della Ca. C'è anche una delegazione alessandrina in questi giorni in Brasile, dove Papa Francesco sta entusiasmando e affascinando il mondo intero con la sua sorprendente ed arguta schiettezza. Là, oltreoceano, a condividere con milioni di persone il messaggio di un Santo Padre fuori dagli schemi, che non vuole la scorta e cerca invece i bagni di folla in mezzo agli ultimi, ci sono pure il Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, e i giovani della diocesi, insieme a Don Mauro Bruscaini e Don Mario Bianchi. E in attesa di vivere domani sera la veglia di Papa Bergoglio alla Giornata Mondiale della Gioventù, la diretta italiana sarà intorno all'una di notte nel Campus Fidei a Guaratiba, la Chiesa alessandrina documenta attraverso il web gli intensi e indimenticabili momenti di catechesi all'insegna della sete di speranza e della sete di Dio. Sfogliando il profilo Facebook di Monsignor Guido Gallese, si ha come l'impressione di essere là, sulla sterminata spiaggia di Copacabana o sotto le ampie volte del santuario di Nostra Signora della Concezione di Aparecida. È un autentico diario, quello raccontato dal Vescovo e dai giovani di Alessandria. Traspira una gioia contagiosa e l'emozione di essere lì, in un luogo lussureggiante e spaventosamente esteso, che sconvolge per la bellezza dei paesaggi e al tempo stesso dilania il cuore per la povertà assoluta di gran parte della sua gente. L'importante è esserci, sembrano raccontare gli scatti che ritraggono la delegazione attraverso le pagine del sito internet della diocesi. Non importa se all'improvviso si viene sorpresi dal maltempo e inizia a piovere tanto e più che ad Alessandria. Non importa se dopo aver intrapreso la salita al pan di zucchero verso la statua del Corcovado Redentore a Rio de Janeiro, la vista a mozzafiato che si era pregustata dall'alto viene offuscata dalla nebbia e non si vede nulla. Non importa, spiegano i ragazzi su internet, così dovrebbe essere la vita cristiana. La stessa identica gioia si prova sia quando sei nell'abbraccio di Cristo, sia quando non vedi assolutamente nulla. Non tutti, come ovvio, potranno partecipare alla veglia e alla giornata mondiale della gioventù in Brasile. I ragazzi della diocesi di Alessandria e di Casale hanno però deciso di unire le forze e di ritrovarsi domani insieme al Vescovo di Casale, Monsignor Alceste Catella, nel parco del Castello di Piovera. Lì, a partire dalle 19, ci si preparerà al momento clou della giornata, quando dal maxischermo, all'una di notte, sarà possibile assistere ad un evento unico. Un filo rosso, quello dell'amore per il Dio di tutti gli uomini, unirà la provincia di Alessandria al paese carioca. È terminato l'altra notte il lungo calvario di Massimiliano Ferrauto, il tortonese che entrò in coma 20 anni fa in seguito a un incidente stradale. Il suo caso commosse il mondo intero. Massimiliano Ferrauto era un bel giovane tortonese di 20 anni, quando il 20 marzo del 1992 la sua vita si fermò sull'asfalto di Rivalta Scrivia a causa di un incidente stradale nel corso del quale morì una persona. Un frontale che gli procurò un grosso ematoma sulla fronte, facendogli perdere i sensi per sempre. Il suo è stato un raro caso di coma pallico. L'altro giorno Massimiliano si è spento, spegnendo anche le speranze della madre Francesca, che in tutti questi anni lo ha assistito con un amore che solo una mamma sa dare, nella vana attesa che un giorno il suo ragazzo potesse risvegliarsi. Il caso di Massimiliano Ferrauto fece il giro del mondo grazie a un'idea di Franco Mutti, una di quelle persone che il cuore lo hanno sempre adoperato per gli altri, il quale promosse l'invio presso l'abitazione del giovane di cartoline da ogni parte del pianeta. E di cartoline in questi 20 anni ne sono arrivate più di 225.000.
Ma ad occuparsi di lui fu anche tutta la comunità tortonese, che ha sempre promosso iniziative per raccogliere fondi che potessero rendere un po' più decorosa la pensione di invalidità di 700 euro che la madre riceveva e che destinava completamente alle cure del figlio. Un'attenzione quella per questo ragazzo che non si è mai spenta, tanti personaggi che si sono recati al suo capezzale per regalargli un sorriso e tra questi anche Don Ciotti. Il suo calvario si è fermato l'altra sera, quando il cuore ha cessato di battere. Un vuoto immenso per la signora Francesca, che dovrà riabituarsi a una vita che l'ha quasi completamente assorbita nella dedizione di un figlio sfortunato, che si spera possa tornare a correre e a sorridere in un'altra dimensione, magari anche in compagnia del nostro amico Dino Crocco, che avete visto in queste immagini e che nella sua rubrica Tre Minuti Con più volte si occupò di Massimiliano, contribuendo anche lui a tenere acceso quel filo di speranza che oggi purtroppo si è definitivamente spezzato. Indagano su tutte le direzioni gli inquirenti che stanno cercando di far luce sull'incendio che la notte scorsa nella marina del Castelluccio a Pegli, in provincia di Genova, ha completamente distrutto una barca di 10 metri, danneggiando anche le due imbarcazioni attraccate vicino. Per domare le fiamme, le numerose squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Multedo hanno dovuto intervenire via mare, riuscendo a spegnere il rogo solo dopo alcune ore. È rientrato l'allarme botulino nel pesto in Liguria e in Piemonte. Gli esami effettuati in modo completo sui primi campioni biologici e sul lotto incriminato hanno escluso la presenza della pericolosa tossina. Lo ha comunicato l'Istituto Superiore di Sanità alla Regione Liguria, che va così a tranquillizzare le migliaia di consumatori che avevano acquistato una confezione di pesto di Pra appartenente al lotto in scadenza il 9 agosto e prodotto dalla ditta genovese Bruzzone Ferrari, che aveva segnalato la sospetta presenza di botulino. 19 campioni provenienti dalla Liguria e uno dal Piemonte sono stati inviati all'Istituto Zooprofilattico di Torino, che ha dato conferma che il pesto in questione, distribuito da una piattaforma di Alessandria anche in alcuni supermercati della provincia, è sano. Ricorre in appello il difensore del fotografo alessandrino Antonio Lenti. L'uomo aggredì con un punteruolo l'ex convivente e fu poi condannato in abbreviato a oltre 13 anni. Spera in una riduzione della pena, così ci racconta Emma Camagna. La condanna è assolutamente sproporzionata al comportamento dell'imputato. L'unica speranza è che la Corte d'Appello di Torino la ridimensioni. Ovviamente non avverrà in tempi brevi per una serie di motivi. Il mio ricorso ai giudici di secondo grado è comunque scontato. A parlare l'avvocato Guglielmina Mecucci, difensore di Antonio Lenti, noto fotografo alessandrino di 60 anni, condannato a fine giugno dal GUP di Aosta in abbreviato a 13 anni e 4 mesi per tentato omicidio. L'aggressione avvenuta ad agosto 2012 a Pila in Val d'Aosta ai danni dell'ex convivente Paola Sardi. Il magistrato gli ha applicato anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e la sospensione della patria potestà. L'uomo in carcere e a maggio è stato anche condannato dal Tribunale di Alessandria a 2 anni e mezzo per maltrattamenti sempre alla Sardi. Per l'accusa relativa al tentato omicidio, l'uomo ferì al volto con un punteruolo l'ex convivente che era in vacanza con il loro figlio. Il reato è stato considerato premeditato perché è così accertato da alcune fotografie scattate nei dintorni del residence dove si trovava la Sardi. Lenti ha sostenuto di non aver aggredito la donna avvicinata solo perché aveva un disperato bisogno di vedere il figlio. C'è stata una colluttazione e lei è rimasta ferita. Per la perizia psichiatrica che lo ha riconosciuto in grado di intendere e volere, l'uomo ha una personalità egocentrica. Non si attribuisce la responsabilità di ciò che gli accade, ma la riversa sugli altri. Inseriva nella sua contabilità costi inesistenti per riuscire ad abbattere il proprio reddito, ma la Guardia di Finanza di Casale Monferrato lo ha individuato, denunciandolo alla Procura della Repubblica per dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture inesistenti
e occultamento di scritture contabili. A finire nei guai una società locale che opera nel settore della ristorazione, la quale registrava tra i costi fatture intestate per lo più ai familiari del rappresentante legale della ditta. Oltre 1.200.000 euro, la cifra accertata dalle fiamme gialle che la società aveva indebitamente caricato nella propria contabilità. E adesso veniamo a due buone notizie per i creditori del comune di Alessandria. La prima è che è stato approvato dalla Camera l'emendamento proposto a favore dei comuni dissestati dall'ex ministro alessandrino Renato Balduzzi. Si tratta di un prestito per aiutare i comuni in difficoltà a pagare i creditori. La somma richiesta potrà essere restituita in 30 anni. L'altra buona notizia invece è che i creditori, sempre del comune alessandrino, potrebbero ricevere nel giro di poco tempo un saldo delle cifre avanzate, anche se però dovranno molto probabilmente accontentarsi della metà. Secondo i commissari del comune, a questo punto basterebbero 80 milioni di euro invece dei 160 di debito complessivo, ma ci racconta tutto De Vinci. Da Roma è arrivata la notizia che la Camera ha approvato il decreto del fare del governo Letta, che prevede anche lo stanziamento di una cifra da prestare ai comuni in dissesto, norma che aveva come primo firmatario l'ex ministro, l'alessandrino Renato Balduzzi. Ora, se approvato anche dal Senato, una parte dei 150 milioni di euro previsti potrebbe arrivare proprio ad Alessandria. Contemporaneamente oggi i commissari liquidatori nominati per decreto dal Presidente della Repubblica il 30 agosto dell'anno scorso, chiamati a quantificare i debiti del Comune di Alessandria e a decidere i criteri di pagamento, oggi hanno emesso un comunicato stampa in cui consigliano all'amministrazione alessandrina di adottare la modalità semplificata di liquidazione. In questo modo il Comune potrebbe pagare le fatture dei fornitori per una percentuale che varia tra il 40 e il 60% delle cifre totali avanzate da ogni singolo fornitore. In pratica, se il Comune paga entro 30 giorni i fornitori, può chiedere di pagare mediamente solo il 50% dell'importo, chiudendo così definitivamente le partite, sempre naturalmente che i fornitori accettino. Per i creditori, a fronte di una riduzione dell'importo vantato, ci sarà comunque la certezza di essere pagati in tempi brevi rispetto all'avvenuta transazione. Sempre per l'OSL, se l'amministrazione comunale accetterà di adottare la modalità semplificata di liquidazione, ci sarà l'esigenza di cassa per 80 milioni di euro, che infatti corrispondono al 50% circa dei 160 milioni che costituivano invece la massa passiva, ovvero l'ammontare del debito complessivo del Comune di Alessandria. Uno sconto notevole. Entra nel vivo l'ondata di caldo più intensa dell'estate. Tra domani e lunedì sono attese le temperature più alte su tutta Italia. Masse d'aria bollenti a tutte le quote provenienti dal deserto del Sahara andranno ad alimentare ulteriormente l'anticiclone che si è impossessato del Mediterraneo centrale. Le temperature saliranno fino a 40 gradi con valori superiori ai 35 sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, pianeggiante o collinare, fatta eccezione per i litorali costieri. Genova sarà tra le città più bollenti, ma anche a Torino è attesa un'ondata di afa che dovrebbe essere intensa anche durante la notte. I comuni, le ASL e la Protezione Civile si sono attivati per fronteggiare l'emergenza, mentre il Ministro della Salute ha attivato il numero verde 1500 in funzione 24 ore su 24. Il caldo africano dovrebbe attenuarsi al nord a partire da lunedì, quando sono attesi temporali sparsi, ma per poi ricomparire ad inizio agosto, però con minore intensità. Tante le manifestazioni che si svolgono in questo scorcio d'estate, un po' dappertutto. Con Enrico Maria sentiamo che cosa avverrà nel prossimo weekend a Novi Ligure. Novi Ligure vestita a festa per fare respirare aria di vacanza anche a chi non può muoversi. In città infatti proseguono gli appuntamenti di Innovi d'estate. Per Shopping sotto le stelle, l'ultimo venerdì di luglio, questa sera, torna la musica di qualità. La serata, dal titolo Swing Jazz Friday, vedrà la presenza di diverse formazioni specializzate nella musica jazz e blues, che animeranno i dehors del centro storico. Tre le postazioni, in via Gerardengo, in via Roma e in piazza delle Piane.
per la rassegna teatrale Donne Dirette, domani alle 21.30 nell'Androne di Palazzo delle Piane va in scena uno spettacolo dedicato a Franca Rame, la grande attrice milanese, compagna fino all'ultimo di Dario Fo, di cui è stata anche mentore, drammaturga e partner sulla scena. L'idea dello spettacolo è di Francesco Parise, che cura anche la regia, mentre l'interpretazione è affidata alla giovane attrice novese Francesca Bilotta. Tra gli altri appuntamenti è imminente la Fiera d'Agosto, 200 bancarelle in centro città il 3 e il 4, la Notte Bianca il 4 e il concerto della Madonna della Neve il 5. Particolare attesa per la Notte Bianca del 4 agosto, con i fuochi artificiali in zona stadio alle 22 e con una grande festa che coinvolgerà tutta la città con musica, luci e colori. In programma anche il Gran Ballo al Parco Castello. L'attrazione principale sarà in Piazza delle Piane, dove subito dopo lo spettacolo pirotecnico è in programma il concerto dei Montefiori Cocktail, massima espressione della musica lounge in Italia. Un misto di rhythm and blues, anni 60 ed elettronica. Le loro composizioni sono state utilizzate per numerosi spot pubblicitari, jingle e sigle radio-televisive. E tra poco lo sport, spazio al calcio, meglio alle vicende societarie ed economiche legate a questo sport con la difficile situazione del Casale. La società monferrina ha visto respinta la propria domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D e ora si fa sempre più probabile l'ipotesi del fallimento. Una vicenda dai toni poco chiari che si concluderà comunque nei prossimi giorni con i verdetti definitivi della Lega Dilettanti. Come sempre la pagina sportiva è di Gianluca Ardiani, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Non è facile fare chiarezza sulla situazione attuale del Casale Calcio. Dopo l'esclusione dalla Serie D con il pronunciamento della Covisod, l'organismo di controllo del campionato dilettanti, che non ha ritenuto valida la fideiussione di 31.000 euro presentata dalla dirigenza casalese, è attesa a giorni la comunicazione ufficiale della Lega Dilettanti in merito all'eventuale ricorso della società monferrina, che stando alle ultime indiscrezioni non sarebbe stato presentato. Un'evoluzione di difficile interpretazione, in quanto la cifra necessaria per regolarizzare l'iscrizione ammonterebbe, come detto, a 31.000 euro, somma che non dovrebbe rappresentare un ostacolo finanziario troppo gravoso per una società intenzionata a condurre una stagione intera in Serie D. I restanti debiti con i tesserati per quanto riguarda stipendi e contributi non versati nel corso del 2012 sono stati infatti coperti attraverso la fideiussione da 300.000 euro dello scorso anno grazie ad una decisione della Lega Pro, che aveva quindi dato il via libera al Casale permettendo di regolarizzare la domanda di iscrizione al prossimo campionato. In attesa che venga fatta luce sull'ennesima vicenda ingarbugliata dell'estate calda del pallone, con tante società di Lega Pro e Serie D che stanno seriamente rischiando di scomparire, a Casale rimane comunque in piedi l'ipotesi di una rinascita, con un nuovo marchio e un nuovo progetto per il calcio nella città monferrina, che potrebbe ripartire almeno dal campionato di eccellenza. I tifosi attendono sfiduciati i verdetti definitivi, attesi ormai entro la prossima settimana, e si augurano che il Casale, pur ripartendo quasi da zero dalle categorie minori, possa farlo con un progetto finalmente serio e concreto alle spalle, magari con l'interessamento dell'ex